buongiorno. Oggi abbiamo un'altra puntata di Caltanissetta Cacunta e siamo ospiti a casa della professoressa Anna Mosca Pilato, che però non esaurisce, diciamo, il suo protagonismo anche nel mondo culturale nisseno soltanto con il suo essere stato un insegnante sia allo scientifico che allo psicopedagogico, ma soprattutto è conosciuta anche perché scrive sia poesie che narrativa, ma scrive anche molti testi che in qualche modo ci riportano alla nostra memoria collettiva. Io sono sempre rimasta stupita dal fatto che Anna abbia una memoria anche fotografica incredibile, riesce a far parlare gli oggetti, gli spazi, gli anziani, dei suoi ricordi di infanzia, le strade, con una grandissima capacità evocativa, che in qualche modo, anche se per esempio noi non abbiamo vissuto quelle sue stesse esperienze, ci sentiamo calati dentro il suo mondo, che è un mondo ricco non soltanto di belle parole, perché ha uno stile elegantissimo, ma è un Grazie. mondo un po' fatato per certi aspetti, perché di ciascun personaggio e di ciascuno spazio Anna riesce proprio a sentire in qualche modo l'anima. E prima di lasciare parlare lei, che vedete così, signora, ci ha accolto in una casa bellissima, voglio però partire da un'immagine di lei che non è esattamente quella che si vede in questo momento. E traggo questa immagine sempre da un suo libro, che si intitola Chiacchiere e tabacchiere di legno, e da un racconto, dal titolo La ragazza scimmia. Posso? Certo. Dopo che mia madre, e parla di sua madre, rinunziò definitivamente a fare di me una bambina a modo e si rassegnò al fatto che la mia unica vocazione fosse quella di diventare un ragazzo di strada, ebbi la possibilità di mettermi a scorrazzare in lungo e in largo per il mio quartiere. Ciò accadeva intorno alla metà degli anni 50. Io non ero molto più alta di 1 metro, ma mi sentivo la padrona di quel microcosmo ricco e vario, teatro potenziale di ogni avventura che mi affascinava con i suoi mille volti e colori. Ecco, io vorrei partire da questa immagine di te, maschiaccio, ragazzino di strada che viene lasciato a percorrere il quartiere, chiedendoti innanzitutto qual era questo quartiere e quali esperienze, volti e colori hai vissuto quando eri poco meno di 1 metro, quindi poco più piccola delle tue nipoti praticamente. Sì, diciamo di sì. E intanto diciamo che questi racconti sono ambientati intorno alla metà degli anni 50. La strada in particolare era la via Sallemi, ma tutto il quartiere per me si estendeva anche, aveva dei prolungamenti, delle propaggini che, ideali per me, che riguardavano una strada sottostante che allora si chiamava Nuovo Scalo Ferroviario e che oggi si chiama Via Kennedy, con i suoi spazi erbosi, alcuni totalmente vuoti di palazzi, e poi ancora altre propaggini si estendevano alla Grazia, cioè all'Istituto Maddalena Calafato, all'asilo che io ho frequentato, alla colonia estiva che io ho frequentato, e poi ancora un altro prolungamento si dirigeva verso la scuola di Santa Lucia, dove io ho compiuto i miei studi elementari. E naturalmente si potrebbe dire, ma cosa c'è di straordinario in questa via Sallemi? Cosa c'è da raccontare? Una strada normale con file di palazzi da una parte e dall'altra, alcune botteghe, niente di particolare. Però per una bambina di 6 anni, o poco più o poco meno, perché le vicende si sono svolte in quegli anni, era un mondo fantastico e meraviglioso. C'è da dire che io ero una bambina molto ribelle, non ero la bambina che stava seduta a casa a fare i disegnini, tutta per benino, eccetera. Ero proprio un maschiaccio, irriducibile. E infatti, in questo inizio di racconto c'è un po' un mio autorritratto, ma altri ce ne sono in seguito. In un altro racconto che si intitola Le Monache, io dico che quando il monaco di San Michele veniva a benedire le case,
si usa ancora, ma qua ce ne accorgiamo di meno perché stiamo in campagna. Immagino che si faccia sempre la benedizione delle case, no, degli appartamenti. Tutte le volte regolarmente mia mamma diceva: per favore, un po' di acqua benedetta per questa mia figlia che è una bambina terribile, speriamo che le faccia bene, per favore benedica questa mia figlia. Insomma, a furia di benedizioni dai e dai, pare che la cosa abbia funzionato, che tutto sommato, insomma, non mi è successo niente di grave, niente di terribile, e la mia vita tutto sommato si è incanalata in corridoi tranquilli e sereni. Dunque, essendo un maschiaccio, non riuscivo a stare ferma in casa, per cui uscivo, particolarmente nella bella stagione, ovviamente si giocava molto per la strada a quei tempi, non ero poi solo io, giocavano sia i maschietti, che erano in prevalenza, ma anche tante femminucce, perché le femminucce giocavano nei cortili, si facevano i giochi che si fanno fuori, a pece a pigliare, per esempio, e voi le varie a nascondino, a chiapparella. Però c'erano anche dei giochi e delle gare un po' più pericolosi, e lì si manifestava l'indole un po' più turbolenta di alcuni. Per esempio, a quei tempi c'erano alcuni cantieri edilizi lungo la strada, c'erano case, palazzi in costruzione, ma a quei tempi i cantieri non erano chiusi e sorvegliati per motivi di sicurezza, era tutto all'aperto, tutto diciamo alla portata di tutti, anche in senso negativo. E mi ricordo che c'erano delle grandi vasche in muratura dentro le quali veniva messa la calce a ribollire. E attorno a questa calce, che ancora faceva le bolle, noi scorazzavamo correndo lungo questi muretti che erano stati appositamente innalzati nella strada proprio per fare queste vasche, per creare queste vasche. Una cosa evidentemente pericolosissima. Però anche lì c'erano sia un discorso di gare, perché ci inseguivamo, ma anche gare di coraggio. Hai il coraggio di correre attorno alla vasca di cemento? Questa era la sfida. La sfida era soprattutto tra i maschietti, ma io, essendo maschiaccio, mi ci infilavo pure, e quindi finiva che giocavo anche a pitate. Non mi volevano assolutamente, cercavano di non farmi venire, anzi ogni tanto con segno quasi di disprezzo dicevano "fimmena" e mi tiravano la pietra. Però me la tiravano, devo dire, in modo tale che non mi arrivasse addosso, mi arrivava vicina per farmi desistere, ma ogni tanto tra le loro guerre si giravano "fimmena" per cercare di farmi tornare a casa. E diciamo, cerchiamo di raccontare un po' questo quartiere. Partendo da casa mia, io lì ho abitato in due palazzi diversi, uno di fronte all'altro. Nel primo avevamo una casa sulla destra, scendendo lungo la via Sallemi, andando verso la chiesa di San Michele. Quindi sulla destra c'era questo palazzo con un cortiletto, e lungo il marciapiede di destra erano situate tantissime botteghe, diciamo quasi tutte le botteghe. Partendo da casa mia, con le mie poche monetine in tasca, andavo per esempio dal tabaccaio. Il tabaccaio non era solo colui che vendeva i tabacchi, ma vendeva tante altre cose, anche adatte per caramelle, bambini, caramelle. Poi aveva addirittura una barretta lunga, credo di stagno, con tanti buchi dentro, e all'interno di questi buchi faceva colare poi lo zucchero caramellato e creava le caramelle rotonde cosiddette di miele. Noi le chiamavamo caramelle di miele, in realtà era zucchero caramellato. E allora aspettava che si raffreddassero, poi batteva la barretta e venivano fuori queste caramellone, che venivano poi avvolte in carte colorate, carte oleate potremmo definirle, e si vendevano ovviamente. Ma c'erano anche una vetrina di cose bellissime per noi bambini, cose meravigliose. Per esempio delle trombettine di zucchero.
di vari colori, prevalentemente era rosso, bianco e verde. Queste trombettine suonavano effettivamente, quando uno si stancava poi se le mangiava tranquillamente. Oppure come c'erano... un po' come i coni che si vendono ancora oggi nelle fiere, sì, i coni di zucchero. Sì, sì, sì. E lì c'erano pure i coni finti con la meringa sopra, sì, di vario colore, a simulare il gelato di fragola o di cioccolato, ma erano di meringa. Oppure c'erano, una cosa che penso non esista più, delle bustine di farina di castagne. Tu l'hai mai assaggiata, no, la farina di castagne? Era buonissima, tipica di quei tempi. Si strappava in alto la bustina e si ingoiava. Bisognava soltanto stare attenti a non strozzarsi, perché era molto polverizzata e molto aerea. Forse. E quindi questa era una particolarità. Poi c'erano una cosa che non esiste più. Altre cose noi le chiamavamo Charlotte. Ed erano, però non avevano niente a che vedere con un dolce che si chiama Charlotte, nato in Francia, ma erano della, diciamo, crema di vaniglia chiusa da cialde di wafer, come un grosso e alto wafer, che si chiamava Charlotte. E poi le trecce di liquirizia e poi altre cose particolari le compravamo andando avanti nel negozio di generi alimentari. Per esempio c'era cioccolato gianduia che si tagliava a grosse fette e c'erano bambini che lo mangiavano col pane e imbottivano il pane con queste grosse fette di gianduia. Ma quello che io ricordo anche per fare il confronto dei prezzi era che c'erano delle caramelline piccoline di vari sapori, quelle di liquirizia e altri sapori, che costavano una lira ciascuno. Quindi uno andava con le sue 10 lirette e comprava 10 caramelline che poi poteva scambiare con le compagnette di scuola, con gli amichetti di giochi e barattarle con altre cose e così via. E per esempio anche con 10 lire si comprava una grande fetta di mortadella con la quale poter imbottire il panino, giusto per fare un discorso di prezzi. E un lusso invece, 20 lire, costavano delle casettine di celluloide molto carine, se ci poteva giocare, ma aprendo il tetto di questa casettina all'interno c'era l'antenata della Nutella, che allora era la Cremalba, ma c'erano anche altre ditte senza nome che producevano questa crema di nocciole e cacao. Quindi le bambine mangiavano tutto il contenuto della casetta e poi restava la casetta per poter giocare. Andando più avanti ancora, scendendo, tutti questi posti esistono ancora. C'è da dire che tempo fa, addirittura io passeggiando perché volevo un po' rivedere i luoghi della mia infanzia, ho letto proprio accanto alla porta d'ingresso di questa tabaccheria una targa nella quale era scritto, se non ricordo male, la più vecchia tabaccheria di Caltanissetta. E non sono certa se fosse una delle più vecchie, ma credo proprio la più vecchia. Infatti avevo pensato, dico, una volta o l'altra devo recarmi, portare questo libro nel quale parlo di queste cose, o magari regalare una fotocopia di una pagina in cornice che loro potrebbero mettere da qualche parte. All'interno la tabaccheria è modernissima e bellissima, non ha più traccia di quello che era una volta, però il posto è rimasto, così come è rimasto il genere alimentare e così come alla fine di questo lungo marciapiede, per me lunghissimo, interminabile, a farne adesso sono due passi, ci vogliono due minuti, alla fine c'era il forno e c'è tuttora il forno. E lì ovviamente si compravano tutte le cose che fanno i fornai, però anche mia mamma mi dava l'incarico di portare delle teglie, perché evidentemente il nostro forno non funzionava bene, non era adeguato, e io tante volte mi partivo da casa con una teglia piena, per esempio, di grosse melanzane che piacevano molto a mio padre, con gli spacchetti fatti in vari punti e l'aglio messo dentro, ecco. E allora andavo e mi sentivo importantissima a fare questa grande commissione, a portare questa teglia e poi a riprenderla, oppure teglie con patate ed altre cose.
Quindi i forni una volta servivano anche a questo, perché non tutti in casa avevano dei forni adeguati. Subito dopo il forno c'era il bellissimo, per me, abbeveratoio. L'abbeveratoio che purtroppo, ahimè, a un certo punto è stato eliminato e lì si è creata una banalissima rotatoria. Purtroppo molte di queste cose assurde sono state fatte nella nostra città e non possiamo che rimpiangere queste cose che non esistono più. L'abbeveratoio in pietra era sicuramente antichissimo. E collegato al discorso, alla presenza dell'abbeveratoio, lungo la strada c'erano grandi andirivieni di carretti, con muli, asini, cavalli, con tutto quello che ne consegue. E c'era anche l'usanza a quel tempo, ancora, del lattaio, del capraio, che con la caprettina girava per le case e portava, mungeva addirittura davanti alle persone il latte, e quindi se le caprettine salivano anche le scale. Noi avevamo questa prima casa nella quale abitavamo al terzo piano, poi ci siamo trasferiti in una casa più grande, più bella, di fronte, esattamente di fronte, anche quella era al terzo piano, però era un terzo piano, era 3 più 2, perché tutte le case dell'altro lato, cioè dal marciapiede di sinistra, sfruttavano il dislivello tra la via Sallemi e questa via Nuovo Scalo Ferroviario, per cui c'erano degli appartamenti con balconi e finestre che si aprivano sulla via Sallemi e degli altri che poi erano spesso scantinati che si aprivano dall'altra parte. E infatti questa casa era composta di 5 piani, 3 sopraelevati e 2 interrati, ma ora, quando parlerò dell'altro versante, e parlerò anche della mia bicicletta famosa. Tornando comunque, dopo l'abbeveratoio c'era la salita e poi c'era la chiesetta di San Michele. La chiesetta di San Michele era una chiesetta deliziosa, ancora non esisteva quella nuova, c'era però il convento, e dietro la chiesetta si partiva una stradina in mezzo alla campagna. Praticamente dietro era tutta campagna. Quindi questa stradina sterrata in mezzo ai prati, che si inerpicava con curve e deviazioni lungo una campagna che per me era bellissima. Sì, perché lì sostanzialmente finiva la città. Praticamente sì, c'era ben poco dopo. E mio padre aveva il culto della vita sana all'aperto e quindi facevamo sempre enormi passeggiate, lunghissime, quindi naturalmente tempo permettendo, ovviamente nella stagione primaverile e sino all'inizio dell'estate. Facevamo lunghe passeggiate anche in città, partivamo da casa nostra e andavamo a finire alla rotonda, ma quello che di più mi affascinava era questa campagna dietro alla chiesetta di San Michele, con fiori bellissimi, gruppi di famiglia che si incontravano, che si fermavano a chiacchierare, bambini eccetera, convenevoli. Questo per raccontare un po' com'era la città in quel momento, in quel tempo. C'è un passaggio sempre di questo racconto, La ragazza scimmia, in cui parli di qualcosa di cui non avevo mai sentito parlare, cioè di un deposito di salgemma che era proprio in via Sallemi e in cui voi andavate come bambini. Di cosa si trattava? Sì. Ecco, quella è la vicenda che riguarda tutto l'altro lato del marciapiede. L'altro lato aveva... C'era un altro mondo. C'era un altro mondo nell'altro lato. Intanto c'erano, come ho detto, queste case di 2 livelli e sotto c'erano tanti scantinati misteriosi, le cui finestre si affacciavano proprio al livello della strada, del marciapiede. Allora, cominciando all'inizio, c'era di tutto in questi scantinati. Per esempio, sotto il palazzo nel quale c'era il provveditorato agli studi, sbirciando noi bambini, vedevamo che c'era una palestra nella quale si praticava la scherma.
Quindi una cosa bellissima. Dove era il provveditorato lì? Quel primo palazzo molto grande, adesso c'è qualche altro, non ti saprei dire cosa, c'è pure un ufficio pubblico. Cosa c'era? Forse l'ufficio del lavoro. L'ufficio del lavoro. L'ufficio del lavoro. Esatto. Mm-hmm. Questo è un grande palazzo, anche bello, ben fatto. Sotto c'erano queste feritoie, proprio piccole. Allora noi ci affacciavamo lì e vedevamo che si praticava la scherma, una cosa bellissima. Penso che a Caltanissetta non si sia più fatta. No, poi si è fatta. Poi si è fatta in altri posti. E comunque già negli anni 50 vedere queste cose mi sembrava qualcosa di meraviglioso. Ero affascinata da queste forme di balletto che fanno i duellanti, chiamiamoli così, e il loro abbigliamento, le maschere, tutto, trovavo tutto molto affascinante. Andando avanti, altre feritoie erano invece assolutamente buie, senza vetri, solo con delle grate di ferro. Anche all'interno non si vedeva niente, ma si sentiva come un alito di marcio, di muffa. E quando io ho letto per la prima volta il romanzo L'amica geniale di Elena Ferrante, all'inizio del romanzo c'è proprio una scena nella quale le due bambine stanno accanto a una di queste feritoie, che poi finisce in uno scantinato, e allora una delle due butta la bambola di pezza dell'altra e l'altra per vendetta fa lo stesso. Sia per questo, ma per tantissime altre ragioni, io pensavo, dico, ma questa donna intanto avrà la mia età. Poi quando si è scoperto la identità ho visto che effettivamente è così. Ma poi tante cose che lei racconta le ho già anche raccontate io, è come se fosse una mia gemella, perché ho vissuto quelle vicende e le ho raccontate con le debite differenze, naturalmente. Là si parla anche di malavitosi, di altre cose, queste esperienze io non le ho fatte, ma i racconti che riguardano la scuola elementare, l'asilo, eccetera, queste sono identici, molto simili, sì, molta affinità. Poi, oltre queste buie dove noi ci sforzavamo di immaginare cosa ci potesse essere e non siamo mai venuti a capo, ce n'erano altre invece che corrispondevano ad abitazioni di persone, e le quali avevano delle stanze che prendevano luce solo da questa stretta finestra in alto. Più avanti del mio palazzo c'erano degli spiazzi erbosi, dove ancora non erano stati costruiti i palazzi più nuovi, e c'erano delle scale, più di una, che scendevano verso la strada sottostante. In una di queste scale, in un grande portone che si apriva, c'era un deposito di salgemma, perché ai tempi la Sicilia era esonerata dal monopolio di Stato. Sai, un tempo c'era sale e tabacchi, era un monopolio statale. La Sicilia, in quanto grande produttrice di sale, invece aveva la possibilità della vendita libera. Per cui all'interno di questo grande magazzino c'erano delle enormi montagne di sale, proprio gigantesche. Ma lì, anche lì, la fantasia si poteva sbizzarrire, perché potevano apparire come delle montagne innevate o anche come una cascata di diamanti, e tanti bambini incuriositi entravano, e anche molti, alcuni, si mettevano a lavorare lì a riempire dei coppi di carta bianca che poi venivano sigillati e venduti. E avevano delle piccole paghette per questo piccolo lavoro che facevano. Certo, è chiaro che il sale disinfetta tutto, ma l'igiene ovviamente lasciava desiderare. Addirittura i bambini si arrampicavano su queste montagnette di sale. Andando avanti, sempre su questa secondo marciapiede, il marciapiede di sinistra, c'era un'altra scaletta, e su questa scaletta si aprivano dei cancelli in ferro, rigorosamente sempre chiusi, al di là dei quali si vedevano dei bei giardini di aranci, di limoni,
di gelsomini, talmente affascinanti che io una volta, dato che trovavo sempre chiusi, non erano mai agibili, mai, e non si poteva entrare, l'ho scavalcato uno di questi cancelli, l'ho scavalcato e sono saltata giù. E poi mi sono presa anche un bel ceffone dalla padrona di casa. Cosa fai tu qui? Insomma. Ma forse era... corrispondono a dove è oggi la via Monte d'Oro? E io non so dove sia la via Monte d'Oro. Erano perché delle una di queste scale che scende, verso la via Kennedy. Mm-hmm. La quale via Kennedy, per esempio, e non aveva tutti i palazzi, certo, che ci sono ora. C'erano degli ampi spazi sterrati o erbosi. Un grandissimo spazio sterrato era all'inizio della via Kennedy, se si scende, diciamo, dalla farmacia Messana, scendendo, sì, da lì, uh-huh, all'inizio, dove ora grosso modo c'è il palazzo col Club 70, sì, e c'è quel sottopassaggio, lì era tutta una spianata sterrata, tant'è che ogni tanto si fermava lì qualche circo equestre. Addirittura. Sì, sì, quindi pensa quanto era ampio, certo, questo spazio, per poterci sistemare, certo, il circo equestre con i carrozzoni e tutto il resto. Io poi addirittura una volta avevo un cane, mio cane Lupino, famoso tra tutti i parenti, e l'abbiamo agghindato, io e mia sorella, prendendo da una cassapanca, la cascia famosa, dove un tempo c'erano le cuffiette dei neonati, le fasce per i bambini, perché ancora c'erano, si utilizzavano le fasce, e io ricordo perfettamente di aver visto mia mamma che metteva le fasce alla mia sorellina più piccola di 3 anni. Allora, abbiamo tirato fuori da là dentro cuffiette, coprifasce, grembiulini, vestitini, e abbiamo conciato questo povero cane in questa maniera, ed era lui molto offeso, devo dire, nella sua dignità canina, molto imbarazzato, e tutto infiocchettato, eccetera. L'abbiamo portato nella zona dove c'era un grande circo, e allora tutti... E dove là c'erano pure le scimmiette vestite, certo, con gli abiti, diciamo, umani. E tutti chiedevano, guarda il cagnolino del circo. E quindi si fermavano tutti che volevano guardarlo, perché l'hanno preso per il cagnolino del circo, che era quello che poi io volevo, insomma, certo, l'avevo fatto di proposito. Senti, ma con questa bicicletta di cui hai dato qualche indicazione prima, quindi tu ti muovevi in tutto questo perimetro, ecco, attorno a casa, praticamente in campagna? Praticamente lo stare abbastanza all'interno di questa strada durò sino a quando non mi fu regalata la bicicletta. Intanto questa era una bicicletta già molto grande per me, perché a quei tempi tutto si comprava in crescita per i bambini, i vestiti dovevano durare 2 anni, e così la bicicletta doveva durare svariati anni. Quindi già di suo era più alta di me quasi. In più poi c'era il sellino che si poteva alzare ulteriormente, sì, quindi infatti mi durò parecchi anni. E era una bicicletta alla quale io mi affezionai enormemente. E stavo sempre con questa bicicletta come se fosse una parte di me. Da prima cominciai a fare le gare nello stesso quartiere, macchine quasi non ce n'erano, e quindi ci piazzavamo nella strada a fare le gare, tre biciclette, quattro, e io, siccome volevo assolutamente vincere, non guardavo assolutamente né pericolo né strada né la velocità folle, per cui a un certo punto neanche le immagini ai lati della strada vedevo più, perché dovevo vincere, e ci riuscivo, per la verità. Una di queste volte invece ho fatto un ruzzolone catastrofico e mi sono sbucciata tutte le ginocchia, eccetera. L'ho fatto più di una volta in questi ruzzoloni, in varie parti della città. Comunque mi hanno preso di peso e mi hanno portato in una clinica che c'era allora, nella via Sallemi, che si chiamava Clinica Salvati, piccola clinica dove mi hanno medicato, per fortuna, e non c'erano grossissimi problemi, e quindi soltanto delle scoriazioni.
Quindi questa via Sanlemi, diciamo, era il tuo spazio di eccellenza, di vocazione, di abitazione. Dopodiché, però, tu dicevi che questo spazio si estendeva anche nel momento in cui hai cominciato ad andare a scuola, alle scuole materne. C'è un passaggio, per esempio, sempre nel libro, dedicato alle monache, presso cui tu hai frequentato anche le scuole materne. E poi ci parlavi anche di Santa Lucia. Quindi in realtà Caltanissetta, in questa arteria, che oggi non è tale, vedeva vivere una vita molto intensa, non soltanto la tua, quella di tante altre persone. E soprattutto una vita nella quale non erano presenti le macchine. E quindi Certo. i bambini, anche piccolissimi, salivano questa strada per andare sia all'Istituto Maddalena Sì. Calafato e poi oltre per andare alla scuola elementare di Santa Lucia. Nell'Istituto Calafato io frequentavo anche la colonia estiva perché mia mamma a un certo punto non ce la faceva più e allora hanno pensato di mandarmi l'estate in colonia. Lì ho scritto anche dei racconti a questo proposito perché c'è tanto da dire. E innanzitutto, per esempio, la cosa curiosa che noi da casa ci portavamo, le nostre mamme mettevano nel famoso cestino che poteva essere di cartone, di vimini, successivamente poi sono arrivati quelli di plastica. Ricordo che il mio era di vimini. Mettevano le mamme l'uovo perché spesso ci davano le uova come secondo. Il primo veniva preparato lì, erano sempre di taloni al sugo, con un sugo che sapeva molto di latta, oppure di taloni in brodo e ci arrivavano triplicati come dimensioni. Allora, però l'uovo lo portavamo noi da casa e siccome ogni mamma era convinta che il suo fosse più fresco di quello degli altri, allora la guardiana, la portiera, con una penna, una matita rossa, segnava il cognome della bambina sull'uovo. Dopodiché tutti venivano messi in un grande calderone, venivano fatti cuocere. Naturalmente la scritta scompariva in gran Certo. parte, ma in ogni caso questa donna, questo donnone che si chiamava Donna Ciccina, pescava all'interno di questo calderone un uovo a caso, dicendo che era quello personale. Quest'uovo veniva rotto in un grande cucchiaione e dovevamo ingoiarlo in un colpo solo. Bambini. Ah, bambine. E per fiaccare le nostre turbolenze, perché eravamo movimentatissimi in quel cortiletto, eccetera, allora usavano alcuni sistemi, queste, le suore, le sorveglianti. Per esempio, ci facevano stare sedute a bucherellare delle cartoline, tutte attorno al soggetto rappresentato dalla cartolina, mettiamo un mazzo di fiori, bucherellando, 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 alla fine questa figura Si si estraeva. staccava, era un modo per tenerci impegnati e per, non, per farci stare un po' tranquilli. Un altro modo per stancarci proprio era di farci cantare delle filastrocche interminabili, come vogliamo vedere il bosco, boom, vogliamo vedere il bosco, boom, sino alla fine e vogliamo vedere la morte non si vede. Tra lilla lilla la, questa cosa durava tantissimo, alla fine eravamo senza fiato, completamente distrutti. In realtà al piano di sopra, dove noi stavamo e dove c'era questo cortiletto e dove si svolgevano i nostri giochi, c'era una sala, una saletta con delle giostrine in legno bellissime. Giostrine tutte fatte in legno artigianali che si spingevano a mano per le bambine. Però queste giostrine Non me la loro, le ricordo, sì. suore, le facevano vedere quando le mamme venivano a chiedere di scrivere i figli. Vedevamo che erano bellissime, dopodiché non le vedevamo più e non le abbiamo più usate. Salendo ancora, c'era l'accesso ad un bel giardino, devo dire, che era in comune sia per gli scolari sia anche per le orfanelle del convento, e allora ancora ce n'erano tante provenienti da famiglie poco abbienti. Io lì vedevo anche passeggiare queste suore che per me erano meravigliose, le suore vincenziane con questi enormi cappelli Cappellini. inamidati che sembravano delle grandi barche con le vele.
E ce n'era particolarmente una bellissima e dolcissima, tant'è che io non riuscivo a capire perché se ne stesse lì a fare la suora. E una volta glielo dissi mettendola proprio in grande imbarazzo, perché lei diventò tutta rossa, ma era proprio, aveva un viso meraviglioso di angelo. E successivamente, sempre lungo la strada, mi avviavo negli anni a frequentare la scuola elementare. Devo dire che era alquanto curioso, strano, ripeto, che una bambina così piccola da sola si partisse da casa sua per arrivare così, diciamo, abbastanza lontano. Però evidentemente i tempi lo consentivano e non c'erano pericoli di sorta, tranne quelli che noi stessi ci procuravamo e ci cercavamo. Per esempio, da un lato di questa strada c'erano tutti quelle baracche, quei magazzini che riguardavano il mercato ortofrutticolo che c'era al di sotto. Certo. C'era il mercato all'ingrosso. I maschietti la strada per andare a scuola, alla scuola elementare, la facevano saltando da un tetto all'altro di queste baracche con grande abilità. Certo. Per fortuna io questa cosa non l'ho fatta, per fortuna, almeno questa non l'ho fatta. Quindi raggiungevano la scuola dopo aver superato, saltellando, tutte queste baracche. Giunti a scuola, ecco, io ho raccontato questo in una novella che si intitola Fiocco Rosso, perché a quel tempo ancora c'era quest'altro libro, In acqua di maggio. In acqua di maggio, sì. E Fiocco Rosso perché a quel tempo c'era una divisa ben precisa per gli scolari e per le scolare. Noi bambini avevamo un grembiule bianco e il fiocco, il collettino col fiocco, che poteva esserci anche un fiocco in testa, un cerchietto, nelle treccine, doveva essere rigorosamente di determinati colori, perché doveva indicare anche la classe. Quindi in prima elementare il fiocco era rosso. Ora, se i miei ricordi non mi ingannano, in seconda c'era il fiocco rosa, in terza quello celeste, in quarta azzurro blu e in quinta bianco. Quindi rigorosamente, per cui i bambini venivano subito identificati sia per il livello di studi sia per l'età dal colore di questi fiocchi. E io ricordo in maniera molto molto dettagliata il primo giorno di scuola. Questo è incredibile. Incredibile proprio, nei minimi particolari. E ricordo che ero fiera e baldanzosa, mi sentivo elegantissima con questo grande fiocco, con questo grembiulino candido, però via via che mi avviavo alla scuola cominciai ad essere perplessa e anche preoccupata per questa nuova avventura che mi si parava davanti, per questo momento che sarebbe stato il primo vero distacco dalla famiglia. Entrando nel grandissimo atrio, una cosa che mi colpì enormemente fu vedere alle pareti dei grandi manifesti che rappresentavano dei bambini fasciati, feriti, con delle stampelle, qualcuno senza una gamba o senza un braccio. Queste vedevo solo le figure, ancora non sapevo leggere, però mio padre mi spiegò che era della propaganda fatta affinché i bambini stessero lontani e si guardassero da eventuali ordigni bellici che erano rimasti in giro, perché purtroppo queste cose succedevano spesso. E allora venivano avvisati sia i grandi che i bambini di tenersi lontani, di avvisare subito le autorità, eccetera. E ricordo che una volta talmente mi colpì questa cosa che in una campagna che io frequentavo ho trovato un giocattolo di legno. Ma ero così spaventata che non solo non l'ho voluto prendere, ho fatto anche una cosa un po' assurda, come avevo forse visto fare in qualche film. L'ho preso e l'ho lanciato, però non avevo una grande capacità di gittata, quindi se effettivamente fosse stato un ordigno sarebbe esploso ugualmente, sarebbe esploso ugualmente vicino a me.
In questa scuola, un'altra cosa che ricordo, che mi colpì, che c'era la mensa scolastica per i bambini meno abbienti. E un paio di volte io ci sono entrata, ho curiosato, lì arrivavano dei cibi, delle scatolette inviate per il piano Marshall in aiuto all'Italia, così come ad altri paesi. E c'era in particolare un formaggio che si chiamava americano, che era di colore giallo-arancio. E una maestra me lo fece assaggiare. Io l'ho trovato buonissimo, squisito, a parte la stranezza del colore. Tant'è che poi per tanto tempo a casa mia, ma perché non mi comprate questo formaggio? Ma ci forse neanche si vendeva. No, non si vendeva, almeno così credo. E inoltre, un'altra cosa particolare del tempo, è che c'erano 3 turni, perché mancavano aule scolastiche, mancavano edifici scolastici, per cui c'era il primo turno che andava dalle 8:30 alle 11:30, poi uno dalle 11:30 all'1 e l'altro successivo, quindi nel primissimo pomeriggio. Sapendo che io ero un po' pigrotta, mi misero giustamente nella seconda fascia, quella delle 11:30, così con comodo potevamo potevo arrivare in orario a scuola. Oggi in realtà, diciamo, questo tempo scuola è il tempo ordinario, soprattutto se si fa il tempo prolungato. E in effetti anche io ricordo che quando andavo alle scuole elementari si usciva alle 12:30 e a noi sembrava un tempo infinito, mentre invece rispetto al tempo di oggi, soprattutto quando c'è appunto il prolungato, è soltanto, per così dire, la prima parte della giornata scolastica. Esatto. È cambiato sì. Davvero tanto, però in considerazione del fatto che poi non so come, a questo punto mi chiedo le nostre maestre, quali bacchette magiche avessero, non so, arrivavamo a fare la seconda guerra mondiale, si arrivava diciamo, a completare la sintassi così, del periodo. Proprio così, cioè, perché praticamente sì, è vero che ora le scuole sono in movimento, in attività sino a tardi, ma sempre con la stessa classe, invece sì. Queste erano classi diverse, che quindi facevano sì e no 3 ore di lezione, sì, 3 ore. Però arrivavamo a fare tutto. E all'inizio, sempre nella prima elementare, dopo aver fatto per lungo tempo aste con le matite e ondulazioni per imparare a muovere meglio la mano con la matita, vedemmo arrivare un giorno la maestra che brandiva una specie di contenitore di latta con un lungo beccuccio e cominciò a versare da questo beccuccio l'inchiostro nelle vaschette che erano nei calamai che si trovavano all'interno di questi banchi di legno. E da questo punto di vista sembra una cosa lontanissima davvero nel tempo, però io sono contenta di averla vissuta, perché ho visto di tutto a partire dall'inchiostro col pennino e la bacchettina di legno colorata nella quale si inseriva il pennino, poi poco dopo arrivò la penna a biro e insomma siamo arrivati ai computer e a tutto quanto. È una bella fetta di vita e sono contenta di aver visto tante tante cose interessanti, ecco, in questa bella fetta di vita. No, noi ti ringraziamo perché oltre a questa bella fetta di vita che ti riguarda, ci hai fatto vivere anche uno spazio che oggi attraversiamo con le auto, senza soffermarci con la giusta curiosità, forse con sì. La giusta attenzione a spazi che, per esempio, lungo quella strada ci sono stati anche i bombardamenti, quindi ci sono ancora tracce di quei bombardamenti e non ci rendiamo più conto. Ci sono delle grotte, per esempio, sì. Proprio lì poco prima della Grazia, e altri spazi in cui si incanalava la cloaca massima, cioè quelli sono degli spazi anche dal punto di vista delle infrastrutture della città, dei servizi, molto, molto importanti, ma noi ormai le viviamo come spazi di attraversamento veloce, mentre invece tu ce li hai raccontati lentamente e ce li hai fatti rivivere. Quindi grazie, grazie Anna, grazie della tua a te, ospitalità e di questo voi, bel racconto. Grazie a voi. Grazie e alla prossima.